La musica è una potente forma di espressione. Sono Luca Di Luzio e sono musicista. Professionista, però non è sempre stato così. Prima di questa dimensione era un informatico e come informatico aveva creato due aziende e girava il mondo. Ma non si divertiva, o almeno col crescere aveva smesso di farlo, perché il mondo lo conosceva per qualcosa che non era la cosa più importante che c'era nella sua vita. E siccome non penso che abbiamo a disposizione una vita di backup, ha quindi provato a viverla cercando di essere felice, che in fondo significa vivere questa vita secondo quella che è la nostra vera vocazione, cercando di esprimerci nel modo migliore per noi. Il miglior modo per Luca è quello di suonare, suonare e anche comporre. Adesso vivere di musica non è semplice, devi riuscire a negoziare questa scelta di vita. Dal 2008 al 2010, nel pieno della crisi, va controcorrente, vende le aziende, lascia il suo lavoro e anche la sua città, quella che lo conosceva come informatico, per abbracciare una carriera artistica iniziata da adulto. Ovviamente arrivano le critiche. Un pazzo, pazzo che decide di lasciare tutto per la musica. Nel mondo della musica non si guadagna una lira e nel jazz è ancora più difficile. Ma tutto sommato è la sua vita, quindi ha deciso di vivere questa secondo quella che è la sua vera vocazione. E quando segui le tue passioni, metti la quarta alla vita, che comincia ad andare veloce. In meno di 10 anni si laurea in musica, suona con le star del jazz e blues internazionale e ritorna a viaggiare il mondo, questa volta da musicista, uno che vive delle sue proprie passioni e diventa un globetrotter. I globetrotter sono quelli che girano il mondo con lo zaino in spalla. Lui, anziché lo zaino, ha la chitarra. La sua musica è così come lui, una musica che spazia dal jazz al blues alla bossa nova brasiliana, uno stile che non ha un'etichetta e che forse non ne ha bisogno, perché il tratto comune di chi come Luca fa scelte di vita come questa è la determinazione, la caparbietà, che tutti pensano sia solo follia. E ogni mattina oggi, quando si sveglia presto alle 7 del mattino da qualche parte del mondo, anche se la sera prima ha fatto un concerto, pensa a come possa generare un cambiamento nel mondo attraverso la sua forma di espressione, che è la musica.